Immagina di mangiare un piatto di pasta buonissimo, che ne so, tipo i rigatoni al ragù, buoni, cioè almeno a me piacciono. E immagina che chi li ha cucinati si è scordato il sale. Sì, non è una bella esperienza. Oppure immagina che a casa tua va via la luce, accendi una torcia, una candela e la metti nel posto dove non fa luce proprio a nessuno. Ecco, queste immagini sono una parabola famosissima utilizzata da Gesù per spiegare il rischio di una vita inutile e senza senso. Voi siete il sale della terra, dice Gesù. Voi siete la luce del mondo. Praticamente tu servi a condire un piatto a ragù o a illuminare una stanza quando va via la luce. E cosa vuol dire? E difatti è questo il senso del sale e della luce. Dare sapore ad altri cibi e non a se stesso, o illuminare altri elementi e non se stesso. Sì. Fin qui ci arriviamo e ci piace pure l'idea. Il problema grosso è un altro. E se diventiamo insipidi? Se, come dice Gesù nel Vangelo, veniamo messi sotto a un tavolo? Ma non è troppo? Succede a tutti, che l'entusiasmo a un certo punto si spegne e non è più sapore. O che qualcuno ti metta da parte e non puoi più illuminare gli altri. Succede. E che si fa? Ci sono tante domande e tanti dubbi. Si fa che o ci deprimiamo perché la vita tutta a un tratto non c'ha più senso, oppure ci sforziamo in tutti i modi per ritrovare il sapore o il posto per illuminare. Ecco, peccato che tutte e due le soluzioni sono sbagliate perché fallimentari. Sai in realtà come si ottiene il sale? Con qualcuno che nelle saline fa evaporare l'acqua del mare e permette ai granelli di sale che stanno nel mare di depositarsi sulla superficie. Sai come si ottiene la luce? Con qualcuno che accende un fiammifero o un interruttore grazie a un sistema che fa arrivare la corrente elettrica. Sai come si ottiene il senso della vita? Con qualcuno che sa mettere mani dentro di te e sa togliere ciò che offusca il bello che hai. In altre parole, qui la domanda fondamentale non è come faccio a ritrovare il sale o la luce, ma come fa lui a farti essere sale e luce, perché noi non brilliamo di luce propria e non ci estraiamo da soli dal mare. C'è qualcuno che ti ha fatto sale della terra e luce del mondo? E allora stai tranquillo che quel qualcuno non ti spreca facilmente.